36, bentornata Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, c'è un'altra 3 giorni organizzata a Treio, no? L'annuale incontro di Giorgia Meloni. Una kermesse ormai molto nota, 22 edizioni. Quest'anno, appunto, il titolo Sfida le stelle, l'Italia che pensa in grande. Da una parte, sì, l'opposizione all'attuale governo, dall'altra, è il tentativo di raccontare una visione alternativa, la visione di un'Italia che crede in se stessa, che torni a parlare di miracolo. E in questi 3 giorni, insomma, tanti ospiti della politica nazionale e internazionale. Quest'anno vocazione molto internazionale, ci sarà il presidente ungherese Viktor Orbán e ci saranno altri 3 leader europei dei partiti conservatori, il leader di Vox, il leader di Forum for Democracy, il presidente del Partito dei Conservatori a cui Fratelli d'Italia aderisce, 2 capi di governo nello stesso giorno, Giuseppe Conte, appunto, e Orbán. Insomma, un programma molto ricco di iniziative all'Isola Tiberina da domani a domenica. Quindi l'Isola Tiberina era una Spot. delle piazze delle postazioni dell'estrema sinistra e del Partito Comunista, adesso c'è a Treio. Cioè, Non ne avevo mai con l'estrema sinistra. Mai con l'estrema sinistra, guarda. Non c'è vediamo cosa proprio succede rischio. alla stazione di Milano. È andata, è per noi l'aria dalle palle. La rapina, fatto un rapina, sì. Io quando fammi c'è un forza e parto così, scappato. C'è Lavoro, non c'è niente. Rapina, fatto un rapina, sì. Io quando fammi c'è un forza e parto così, scappato. C'è lavoro, non c'è niente, capito? Cosa mangiamo noi? Siamo alla stazione centrale di Milano, di nuovo assediata dagli immigrati. Qui qualche giorno fa un militare italiano è stato aggredito da un senegalese al grido di Allah Akbar. A riprendere la scena con il telefonino sono dei turisti. Ecco l'immigrato irregolare, 23 anni, mentre si scaglia contro il caporal maggiore in servizio sulla piazza della stazione, urlando "Allah è grande". Lo colpisce al collo e alla schiena con delle forbici. Il giudice oggi ha deciso, resta in carcere, con l'accusa di tentato omicidio aggravato da finalità terroristiche. Poche ore fa un'altra aggressione, un irregolare con precedenti ha ferito 2 poliziotti. Mi ha fatto 3 anni di carcere gratis. Capito? Quando venga qui, 2 mesi, è andato carcere gratis, adesso è uscito, capito? Ma c'è la condanna di morto dalla Libia. Murad è di origini marocchine e libiche, è scappato dal suo paese per trasferirsi in Italia. E tanta gente dorme la strada e così non va, capito? Quindi tu sei un po' arrabbiato con l'Italia, dici? Sì, no, non per me, basta. Per tutti, capito? Quando c'è qualcuno arrivato dentro il mare, c'è un problema, no? Ma perché loro mi dai foglio 7 giorni e vado via d'Italia? Dammi i soldi e io fai il bravo. Il lavoro per mangiare, hai capito? Non fai rapina, non fai niente. Qui alla stazione centrale ci sono tante storie come la sua. La maggior parte di loro arrivano dal Maghreb e bivaccano in piazza Duca d'Aosta. Un crocevia di immigrati senza fissa dimora e a rimetterci spesso sono le forze dell'ordine. Io ho sposato una ragazza italiana, questa, capito? Sì, no, vai a pregare lui, vai a pregare. Il suo amico ci dice che ora deve pregare, ci risponderà forse un'altra volta. Primo giorno sì. oggi qua? Sì. Residenti e turisti lamentano degrado e insicurezza. La stazione centrale, ai loro occhi, è diventata una terra di nessuno. Questa è la condizione della stazione di Milano, anche a Roma si vedono le stesse scene. Io non credo che siano scene degne di un paese civile in nessun senso, ma ci colleghiamo con Michel Dessy. Siamo. Michel è al Testaccio, dove è in Sì. corso la festa di Articolo 1. Chi hai con te, Michel? No, capisco.
Barbara, c'è il ministro Spadafora, il ministro Speranza, siamo in diretta su Rete 4 con Barbara Palombelli. Lei sì, è qui, sta condividendo questo momento insieme ai senatori di articolo 1. Conte ha detto che si fida del PD, lei si fida chiaramente, siete al governo insieme, ma che ne pensa della mossa di Renzi? Ma no, credo che era una cosa che un po' in qualche modo di cui si era anche parlato, però Renzi ha assicurato che questo governo non è in discussione dopo questa mossa, ma anzi che quella mossa lo rafforza. Il problema, diciamo, interno al PD mi pare di capire che noi stiamo soltanto guardando così con grande rispetto. Ma è difficile ambientarsi qui dopo che siete stati al governo con Salvini, il leader della Lega, dei porti chiusi? No, guardi, per me è stato difficile ambientarmi lì, diciamo, qui proprio non ho nessun problema, nel senso che mi ritrovo molto più a casa mia anche per storia personale, quindi su questo non credo di poter essere Michelle, smentito da nessuno. Michelle, scusa, sì, puoi dire, puoi chiedere al ministro Spadafora, intanto lo saluto, buonasera, cosa pensa invece di Alessandro Di Battista, che non si fida per niente del Partito Democratico? Buonasera. Aspetti, vediamo un attimo, provo a sentirla, ecco. Ecco, Alessandro Di Battista invece non si fida del Partito Democratico, lo dice tutti i giorni, l'ha detto anche oggi. Sì, è legittimo, voglio dire, il nostro movimento sono sempre state opinioni diverse anche quando eravamo con la Lega. Adesso l'unico dato certo è che abbiamo comunque fatto un governo e che andremo avanti, quindi al di là delle singole opinioni abbiamo tutti il dovere adesso di remare dalla stessa parte. Allora, auguri, buona serata, Michelle, ci ricolleremo tra poco. Giorgia Meloni, ha visto l'immagine della stazione centrale di Milano? Ho visto l'immagine della stazione centrale di Milano e sono francamente molto innervosita dall'atteggiamento, perché l'atteggiamento dell'immigrato che voi avete intervistato è purtroppo un atteggiamento molto comune ed è l'atteggiamento di chi dice: io vengo qui, ci vengo irregolarmente e tu mi devi dare casa, soldi, lavoro. Il mondo non funziona così e lo dico da nazione di migranti. Perché noi siamo a settembre, un mese fa ricorreva l'anniversario della strage di Marcinelle, dove 137 minatori italiani morirono in Belgio durante un incendio, perché quando noi emigravamo andavamo a fare i minatori, non pretendevamo che qualcuno ci mantenesse a 37 euro e mezzo al giorno per poi chiedere casa, lavoro, altrimenti delinquo. E riguardo all'immigrato che era oggetto del vostro servizio, come voi giustamente dicevate nel servizio, irregolare con precedenti penali. Irregolare con precedenti penali in una nazione del genere, in un'azione normale, non dovrebbe stare ancora qui. Irregolare con precedenti penali, via a casa. Intanto va perché sei irregolare. Minoli, e poi perché oltretutto delinqui. Anche nell'anno in cui c'è stato Matteo Salvini, ministro degli interni, quelle scene le abbiamo viste lo stesso, alla stazione di Roma lo stesso, scene. Noi abbiamo mandato sempre gli inviati. Lì non Ma so io se penso è il prefetto, che sia anche un problema il questore. Di... No, scusa, io penso che sia anche un problema di chi gestisce le stazioni. Cioè le stazioni che sono diventate dei supermercati che rendono, che fanno fare molti soldi ai proprietari delle stazioni. Forse l'organizzazione anche di un decoro minimo. Di decoro nella gestione degli spazi delle stazioni può anche ricadere su chi fa tanti soldi gestendo le stazioni. Certo è un problema di ordine pubblico, è un problema che riguarda la comunità, però penso che riguardi anche chi le gestisce. È un problema serissimo perché le stazioni delle grandi città metropolitane sono il loro biglietto da visita. Assolutamente. No? Quando tu hai una città turistica come Roma, ma anche Milano, ma tutte, è una città che sì. È cresciuta tantissimo. Tu arrivi e la prima immagine che hai di quella città è gente che bivacca in maniera vergognosa. In tutte le stazioni italiane e in tutti gli ospedali italiani, nel pronto soccorso c'è la stessa scena, perché queste persone... Nessuno sa che cosa possono fare o non possono fare. È come un paese che non dovrebbero stare qui e infatti vanno rimpatriate, che è l'unica cosa naturale e normale da fare. E anche questa è una cosa che si può fare, certo, ci vuole un lavoro intelligente, perché non è vero che non si può fare una politica di rimpatri. Parliamoci chiaro, tutte le nazioni dalle quali queste persone arrivano prendono soldi dall'Unione Europea. Ora, se uno volesse fare una politica dei rimpatri seria, chiederebbe all'Unione Europea di dare una mano e di dire a queste nazioni: volete continuare a avere i soldi sulla cooperazione internazionale allo sviluppo? Perfetto, ci serve un accordo di rimpatrio. Invece noi questo lavoro non lo facciamo e infatti non riusciamo a rimpatriare la gente. E poi si fa il piano Marshall per l'Africa. Bravo, benissimo, sono felicissima. A noi ci ha fatto avere lo sviluppo, il piano Marshall. È fattibile.
bisogna volerlo fare. Ma, guarda, Minoli, basterebbe ancora prima del piano Marshall, perché è una battaglia alla quale io sono molto legata, ma ancora prima del piano Marshall, ancora prima del piano Marshall, basterebbe far vivere gli africani della loro ricchezza. Basterebbe che la loro ricchezza non fosse, diciamo così, derubata, perché la parola, è quella. La parola è quella, da una serie anche di azioni neocoloniali. Io cito sempre la vicenda francese, la Francia che a noi ci fa la morale, stampa moneta per 14 paesi africani, pretende in cambio del fatto che stampa quella moneta che il 50% dell'equivalente delle esportazioni finisca nelle casse del tesoro francese. Burkina Faso, una delle nazioni più povere al mondo, ha le miniere d'oro. I bambini che lavorano nelle miniere d'oro del Burkina Faso a 8 anni servono a estrarre oro che viene venduto, i cui proventi finiscono nelle casse del tesoro francese. Allora non dobbiamo spostare gli africani in Europa, dobbiamo liberare l'Africa dagli europei. Sono ripresi gli sbarchi, vediamo cosa ci racconta Alessandro Piccioni. Salutano, corrono sulla spiaggia e lasciano in mare un barchino di legno. È un gruppo di 20 tunisini sbarcati ieri pomeriggio sulle coste agrigentine. Come loro, centinaia di altri migranti sono arrivati nelle ultime settimane, sfuggendo ai controlli. Tutto questo mentre le navi delle ONG tornano a pattugliare il Mediterraneo, come la Ocean Viking, che ora cerca un porto sicuro con a bordo 182 migranti. In meno di un mese gli sbarchi sono aumentati rispetto al settembre dello scorso anno, da 947 a 1435. Dove governa la Lega, dove ci sono sindaci e governatori della Lega, la risposta sarà no. Gli sbarchi crescono, mentre i rimpatri sono costosi e difficili da organizzare. L'ultimo rapporto del Consiglio Italiano per i Rifugiati ci dice che in soli 2 anni abbiamo speso 1 milione di euro per rimpatriare 131 migranti, di cui 38 africani. Si tratta di modificare il Trattato di Dublino, che afferma in sintesi che il paese dove sbarcano i migranti se li deve tenere. Il nodo immigrazione resta una delle priorità per il governo, che ha rinnovato il dialogo con l'Europa. Non ho mai accettato la formula riduttiva limitativa porti aperti, porti chiusi. Ieri la cena fra Conte e Macron, ma l'accordo ancora non c'è, perché dal meccanismo di redistribuzione il presidente francese esclude i migranti economici. E, nelle stesse ore, al confine italo-francese, la gendarmerie prosegue il pugno duro sui respingimenti. Il clima è sempre più teso, a pochi giorni dal vertice di Malta, dove ancora si discuterà la ripartizione dei migranti. Meloni, i nostri inviati l'altro giorno hanno documentato i respingimenti a Ventimiglia, cioè la Francia ce li rimanda qua. Certo, beh, ma purtroppo questo no, è alla base della grande ipocrisia di questo dialogo europeo. No? Adesso ci presentano la grande svolta europea sull'immigrazione, ma Macron arriva e dice: possiamo ragionare eventualmente di distribuire i profughi, ma sia chiaro che noi gli immigrati clandestini non ce li prendiamo. E neanche e allora, gli migranti economici. Più o meno è la stessa cosa, in buona sostanza è la stessa cosa. Ognuno, diciamo, ma il concetto è lo stesso. Però lei capisce che questo è un problema enorme, perché a noi le stesse persone dicono che noi dobbiamo essere accoglienti, che le organizzazioni non governative devono poter fare il loro lavoro, che devono raccogliere queste centinaia di migliaia di persone in mare, che le devono portare in Italia, ma che devono rimanere in Italia. Allora scusate, cioè a me non torna. Se noi stabiliamo insieme, e io sono d'accordo, perché per me la soluzione per non far invadere l'Italia non è neanche far invadere l'Europa, per cui io non sono d'accordo a chi dice i porti a rotazione, apriamo tutti i porti d'Europa, no. Io sono d'accordo a dire impediamo ai barconi di partire, apriamo gli hotspot in Africa, valutiamo in Africa quali sono i rifugiati veri, distribuiamo i rifugiati. È esattamente la proposta del blocco navale di Fratelli d'Italia. E è l'unica proposta sensata, Noli, perché tutto il resto porta a noi a essere il campo profughi d'Europa. Che cosa può chiedere l'Africa all'Europa, secondo te? No, ma questo che dice la Meloni, io sono d'accordo. Sono d'accordo, penso veramente che ci sia, a parte che ci sono molti paesi in Africa che hanno uno sviluppo, il PIL, che va 4, 5, 6% all'anno, e quindi c'è uno sviluppo, ma l'aiuto è l'investimento per fare formazione,
come ha fatto l'ENI in tutti i paesi del Nord Africa, ha creato le maestranze che poi hanno gestito gli impianti. Quindi gli impianti dobbiamo e i francesi. Adesso non sappiamo se la Total farà no, la stessa cosa. E voglio dire, i francesi quello vogliono prendersi. Certo, da sempre. Certo. Prima lo dicevano con le cattive, adesso fanno finta di dirlo con le buone. Certo. Ma quello è il problema, è la ragione per cui hanno ammazzato Gheddafi. E il Presidente del Consiglio italiano che dice noi e la Francia siamo d'accordo sulla visione per la Libia. Beh, siamo non mi sembra che siamo niente, d'accordo, perché il lavoro della Francia è stato spodestare l'Italia dalla presenza in Libia per le sue aziende. Mi ricollego un attimo con la festa di Articolo 1 a Roma Testaccio. C'è sempre Michel Dessy. Michel, chi hai con te? Sì, Barbara, qui c'è il ministro Speranza, abbiamo fatto il ministro Spadafora, non possiamo non chiedere a lei. Volevo Buonasera. Tra i due Matteo, tra Matteo Salvini e Matteo Renzi, chi fa più male al centro-sinistra? Ma noi abbiamo un solo, almeno per quanto mi riguarda, l'avversario è la destra, e nulla di personale, ma chi è alleato in Europa con Le Pen, con Orban, per noi è l'avversario politico, quindi non ci sono dubbi. Quindi Renzi non fa male al centro-sinistra? Ma Renzi in passato un po' di danni l'ha fatti, sinceramente. Però ora il tema non è Renzi assolutamente, ora il tema è costruire un'alternativa alla destra. Per me la destra è quella che alza i fili spinati, i muri in giro per l'Europa, è quella diciamo più nazionalista, pericolosa dal mio punto di vista, quella di Orban e della Le Pen. E gli alleati di Orban e della Le Pen per me sono gli avversari politici. Però prima gli alleati di chi chiude i porti erano Conte, Di Maio, Spadafora. Ma è cambiata la fase, c'erano sempre differenze tra di loro, sensibilità diverse. Io ho sempre lavorato per rompere la saldatura tra Lega e 5 Stelle, è un fatto assolutamente positivo che finalmente ci siamo riusciti. Con coerenza ci abbiamo provato nel 2013 col famoso streaming di Bersani, ci abbiamo riprovato nel 2018 e ora finalmente ce l'abbiamo fatta. E allora diciamo Michel, dobbiamo dire però a Speranza che è stato proprio Renzi tutto sommato a diciamo costringere o indurre Zingaretti a creare questa maggioranza. Comunque sappiamo che Speranza deve parlare, quindi auguri, perché il Ministero della Salute è il ministero che sta a cuore a tutti gli italiani. E l'avversario per Giorgia Meloni è proprio la sinistra del PD, l'articolo 1, lui ha dichiarato siamo avversari. Lei Orban lo invita ad Atreio e... Lui ce l'ha nel partito. Sì, beh, no, ce l'ha, le dinamiche sono un po' più complesse, perché quando sento Speranza dire che Orban è alleato della Meloni in Europa, insomma, Orban in Europa sta nel Partito Popolare Europeo, che ricordo, insomma, essere anche alleato col Partito Socialista, insomma, quindi le dinamiche europee sono sempre molto complesse. Poi certo, io invito Orban perché Orban, secondo me, è un perfetto modello di come si può stare in Europa a testa alta, difendendo i propri confini, difendendo la propria identità, difendendo le proprie imprese, difendendo il lavoro dei propri cittadini, difendendo le proprie famiglie. Orban tutto questo lo ha fatto e loro alcuni lo raccontano come se fosse una specie di mostro, ma io penso invece che sia assolutamente un modello e un punto di riferimento. Poi certo, noi mandiamo Di Maio. Sono rimasta francamente basita da una delle prime dichiarazioni del ministro degli esteri italiano, perché non c'è mai limite al peggio. Ha detto, proprio parlando dell'Ungheria, è facile fare i sovranisti con i confini degli altri. Ma qualcuno può far vedere a Di Maio una cartina dell'Ungheria? Perché l'Ungheria, come l'Italia, sta sui confini esterni dell'Unione Europea, per cui andare a dire a uno che confina con l'Ucraina, dove c'è una guerra civile, che sta facendo il sovranista con i confini altrui, vuol dire non avere idea dei confini d'Europa. Pietà! Date una cartina a Di Maio, così forse riusciremo a fare un minimo di politica estera decente, altrimenti non si riesce a lavorare. Orban che cosa dice? Una cosa intelligente e comprensibile. Se io, che sono una nazione che sta sui confini esterni dell'Unione Europea, ho difeso quei confini, perché di grazia dovrei prendermi gli immigrati clandestini che voi fate entrare perché non difendete la parte che vi compete di quei confini europei? È un ragionamento che io condivido, mi dispiace. Credo che sia piuttosto difficile, perché noi abbiamo anche un confine molto scoperto. No, noi, perché noi abbiamo il PD, non abbiamo il confine, perché il confine ce l'hanno pure gli spagnoli. Il più scoperto è proprio quello e i greci. A est. Cioè, no? No, il confine nostro, a est è stato perché difeso. Perché la cosiddetta ex Jugoslavia sono entrate 5.000 persone. No, ecco, perché sono entrate 5.000 persone dal confine della rotta balcanica? Perché l'Euro... anche 5 miliardi. 6. Perché l'Europa ha speso 6 miliardi per trattare con la Turchia. Per fermare, per gestire. Diamo 6 miliardi alla Libia e vediamo che succede. Abbiamo dato 6 miliardi. Sì, ce l'ha messi pure l'Italia. La Merkel.
Sì, sì. No, quindi no, la Merkel. No, la decisione L'Italia della ci ha Merkel. Messo 253 no, no, no. milioni. E quindi si possono comprare i confini in qualche modo, difendere con gli investimenti, certo. con il denaro? Sicuramente. Certo. Io penso che gli investimenti sono sempre lo strumento che crea le condizioni di vita migliori, perché crea il lavoro. E creando il lavoro tutti vorrebbero stare a casa loro. Non c'è nessuno che sogna di andare a vivere in un altro posto. A tutti piace viaggiare, ma viaggiare è diverso da andare via per forza, dal proprio paese, dal proprio luogo di nascita, dalle proprie relazioni. Quindi se si può e se si potesse, se ci si impegnasse a fare quello come prioritario, ecco, quello sarebbe secondo me la cosa neanche troppo difficile da fare. È che gli interessi incrociati, puliti e sporchi, rispetto alle politiche dell'immigrazione, fanno sì che gli equivoci restano sempre a galleggiare. Allora, Giorgia Meloni, noi adesso, diceva poco fa ai nostri microfoni la professoressa Fornero, dobbiamo affrontare la manovra. Immaginiamo che lei sia al governo, che sia in maggioranza, che si fosse votato. E che quindi lei fosse in maggioranza e con Matteo Salvini. Mi dice i suoi provvedimenti? Guardi, io abolirei il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è una misura che non crea lavoro, che non sconfigge la povertà, che mantiene i disoccupati nella loro condizione di disoccupazione e che sta finendo per lo più nelle mani di gente che secondo me non è quella che va aiutata, condannati, rom, immigrati di ogni genere. Insomma, io... preferisco aiutare le imprese ad assumere, perché quello è l'unico modo per sconfiggere la povertà, creare lavoro. Quindi quei soldi obiettivamente non servono a quello per cui sono stati dichiarati e io diciamo li metterei su altro. Dopodiché noi abbiamo proposto, perché credo che l'Italia abbia bisogno di uno shock fiscale, una norma molto semplice che è immediatamente applicabile, che è la tassa piatta al 15% su quello che dichiari in più rispetto all'anno precedente. Significa, io quest'anno ho dichiarato, lo scorso anno 50.000 euro, quest'anno 70.000, su quei 20.000 che dichiaro in più, quindi pago il 15% secco. Spinge alla crescita, più, fatturare emergere il sommerso, calcoli come funziona la flat tax, quindi è anche una norma per combattere ovviamente il sommerso, quindi diciamo l'evasione, immediatamente applicabile perché non ha bisogno di particolari coperture. E poi va anche aperto un contenzioso con l'Europa, però se tutti presenti con delle proposte serie io credo che si possa anche trovare maggiore solidarietà sul tema del deficit. La questione non è spendere o non spendere i soldi in deficit, è per cosa spendi i soldi in deficit. Se tu spendi i soldi in deficit per fare le marchette elettorali sei un pazzo. Se spendi i soldi in deficit per costruire il ponte sullo stretto di Messina fai una cosa seria. Io andrei in Europa e direi zero deficit per spesa corrente, 3% di deficit per gli investimenti. Lei è romana, è come me, cosa ci vuole a Roma? Rambo, un commissario straordinario, un sottosegretario, come si salva? Basta il Papa. Il problema di Roma è un problema complesso, peggiorato dall'incapacità assolutamente incredibile dell'attuale sindaco, però Roma a monte ha un problema di risorse e di poteri che andrebbe affrontato e che nessuno vuole affrontare, perché curiosamente Roma è l'unica capitale di una grande nazione europea a cui non viene riconosciuto lo status di capitale. E quindi Roma con soldi... i poteri di... è più un problema di poteri da cui poi dipendono chiaramente le risorse, ma Roma non ha neanche, cioè Roma è una città di estrema complessità, è la seconda città più grande d'Europa, è il primo comune agricolo d'Europa, ospita l'università più grande d'Europa, ospita 27 organizzazioni internazionali, ogni anno a Roma entrano e raccolgono un milione di persone di più di questo. Oggi c'era arriva il presidente un capo di tedesco ed era chiuso, cioè, sotto il centro storico. Viene governata con gli stessi poteri di un comune di 1000 abitanti. Non si può fare nelle altre grandi capitali europee. Ora io non dico che dobbiamo fare quello che fanno i francesi, che sul progetto della Grand Paris ci hanno messo 44 miliardi di euro. Ma perché ce li mettono? Perché la capitale è sindaco, la tua identità. Qualcuno diceva, l'ha fatto un pensierino a candidarsi a sindaco?
L'ho fatto tre anni fa, sono arrivata terza. Non lo rifarebbe? Questo dico, non lo rifarebbe dopo la Raggi? Allo stato attuale no, e dopo la Raggi bisogna vedere se ci rimane almeno il Colosseo. Sarebbe già un buon traguardo dopo. Minoli, questo, che ci vuole questo, in una battuta questo, per Roma? No, io non lo so, io sono torinese, sono contento perché vivo felicemente a Roma. Da immigrato? Sì, mi sento un emigrato, sei pagante. Quindi non c'è possibilità. Allora, grazie a Giorgia Meloni. Ricordiamo l'appuntamento di Atraio, Isola Tiberina. Il calendario inizia domani e finisce domenica, tarda mattinata, con l'intervento mio. Di Giorgia Meloni. Adesso c'è Dritto e Rovescio. Gli ospiti principali saranno Taverna e Zaia. E poi credo ci saranno anche delle sorprese. Grazie a Giovanni Minoli, grazie a Giorgia Meloni. Noi ci ritroviamo come sempre domani sera. Grazie per averci seguito sin qui.